Giovedì 4 febbraio, buongiorno con TRG Mattina, la rassegna stampa dei quotidiani in edicola, subito con il Corriere dell'Umbria per parlare di infrastrutture, in particolare di viabilità, oltre 1,5 miliardi per una E45 più sicura, parlare il ministro Delrio, ospite a Terni, che sul tema dell'autostrada potenziale con pedaggio, dice ora pensiamo ad ammodernarla, novità in arrivo anche per FCU, Orte Civitavecchia, Piastra Logistica e Fibra Ottica. La cronaca, il fatto di sangue del fine settimana da Castiglione del Lago, fratellini uccisi dal padre, eseguite le autopsie, oggi gli esami verranno effettuati sul corpo di Maurilio Palmerini, la madre è ancora in ospedale. Sempre per la cronaca, Passignano, rapina in banca con ostaggi, sequestrati in bagno due dipendenti e una cliente. La pagina del dorso umbro della Nazione a peso d'oro, si parla dei rifiuti, scarsi servizi, costi esagerati a Perugia e Terni, secondo un'indagine di Confcommercio, lo vedremo tra poco. Anche qui c'è la notizia con il ministro Delrio, l'accordo umbro sui treni salverà la ex FCU e poi la cronaca, banditi in banca seminano terrore, colpa a Passignano, legati clienti e dipendenti, il bottino è di 50.000 euro. Dal Messaggero, mafia, 1.400 operazioni sospette, direzione investigativa antimafia, ogni mese in Umbria accertamenti su oltre 100 transazioni considerate riciclaggio, bonifici e versamenti di contante nel mirino. Dunque la lente di ingrandimento sul cuore verde d'Italia e poi sull'onda del grande successo della fiction dedicata a Luisa Spagnoli, scrive il Messaggero, ora Luisa va nel mondo, Don Matteo resta imbattuto in tema di audience, nella guerra dello share vince l'Umbria sicuramente. E poi sul fatto di Castiglione del Lago, sgozzati dal padre senza essersi difesi, l'autopsia sui corpi di Hubert e Giulia, uccisi con una coltellata alla gola. Chiudiamo come sempre con il meteo, oggi torna a splendere il sole dopo la veloce perturbazione che ha interessato la regione nella nottata. E allora, con il Corriere dell'Umbria, le pagine regionali si parla di possibilità di realizzare il proprio sogno imprenditoriale lavorativo, esperto di autovolanti, architetto di pianeti nell'era dei nuovi lavori, come orientarsi nella società industriale che ha totalmente cambiato il volto della terra. Pure in Umbria qualcosa si trova se hai un sogno, ecco le storie di Nicola, Paolo, Paola, Ambra e Fabio. Ad esempio da Gualdo Tadino un forno a legna portatile per fare le pizze e servirle appena sfornate, la scommessa vincente della gualdese Paola Mancini, metalmeccanica ex Merloni, che si è ritrovata per strada dopo 17 anni di fabbrica. E ancora c'è pure il restaurant Cene a Tema, si mangia a domicilio della cuoca, solo alcune delle novità proposte da ingegnosi potenziali imprenditori che provano appunto a trovare il proprio cammino. Si parla anche di fisco, più buono con la prima casa, le nuove norme che disciplinano la materia potrebbero agevolare il mercato immobiliare. In tema invece di vita istituzionale, la missione in Cina finisce alla Corte dei Conti, dossier sui dirigenti, centrodestra e 5 Stelle contro la Presidente Marini, si apre la stagione degli esposti, nel mirino anche i premi. Dopo il Consiglio regionale, dunque, si continua a parlare di questo episodio, dalla Cina via Martiri dei Lager, la missione finisce alla Corte dei Conti dopo lo scontro in Consiglio con la reprimenda della Presidente nei confronti dell'opposizione, tutte l'annuncio di querele incrociate. Ecco la notizia che tutto l'incartamento, compresa la foto del consigliere politico Valentini che brinda nello stand dedicato alla sua azienda vitivinicola, finirà alla Procura Contabile. La Regione ha già risposto in aula e il corposo dossier del Vicepresidente della Giunta Paparelli va appunto, potrebbe essere inviato come controdeduzione qualora le toghe dovessero chiedere lumi a Palazzo Donini. E ancora tema di farmaci, Umbria regina degli equivalenti, risparmi e rischi. L'ultimo report AIFA sull'uso e il consumo dei medicinali per i primi 9 mesi del 2015 segnala un ulteriore balzo. Ancora con le pagine regionali, eccoci al dorso nazionale della Nazione, che appunto in prima pagina
propone l'emergenza rifugiati, via gli stranieri dal nostro ostello. Siamo a Perugia, Ponte Felcino chiude ai migranti, già raccolte 400 firme tra gli abitanti del quartiere. Da queste parti è difficile, la delinquenza ha già fatto sentire la sua voce, questa è l'opinione dei residenti, e la logica dei CIE ormai è superata, dei centri di identificazione, chi delinque va espulso dall'Italia. A parlare il sottosegretario Giampiero Bocci in tema di migranti e criminalità, e sempre da Ponte Felcino verificare le regole di impiego della struttura. Il caso finisce all'attenzione dell'amministrazione comunale. Ancora con i fatti regionali, eccoci al Messaggero, la mafia, 1400 operazioni sospette, l'abbiamo visto essere l'apertura del quotidiano romano. Direzione investigativa antimafia, ogni mese monitorate oltre 100 transazioni economiche per possibile riciclaggio. Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori finiscono soprattutto bonifici, versamenti e prelevamenti di contante. E il dato Umbria al top nazionale per reati associativi commessi da stranieri. Emerge dunque anche questo sulla tragedia di Castiglione del Lago, sgozzate dal padre senza essersi difese. L'abbiamo visto, l'autopsia sui corpi di Hubert e Giulia, uccisi con una coltellata alla gola. E segnaliamo anche questo altro fatto di cronaca, come detto, Passignano, assalto in banca a volto scoperto, momenti di paura nel tardo pomeriggio all'interno dell'istituto di credito cooperativo di Via della Vittoria. Secondo le prime testimonianze sembra che i banditi erano tre, ma non si esclude che all'esterno ci fosse un palo. Torneremo tra poco al Messaggero, ma intanto iniziamo con i comprensori, lo facciamo come sempre da Perugia, dal capoluogo, dove appunto c'è la situazione di Ponte Felcino, che è un po' esemplificativa appunto della situazione che si trova in luoghi a forte presenza di migranti. Il comitato di Ponte Felcino presenta il conto: situazione al limite per il grande numero di persone ospitate nella struttura, vogliamo la verità sui bilanci, troppi profughi, già 400 firme contro il centro di accoglienza. Ma Calzini dell'Arci dice: nel 2016 meno pressioni, polemica strumentale. Calzini che spiega il vero ruolo dell'ex ostello, dove con la prefettura si è deciso di attuare il primo smistamento. Mense scolastiche, un tema sempre al centro dell'attenzione a Perugia, questa volta il confronto sull'acqua. Anche la cronaca: si schiantano con l'aperubato, tre studenti spagnoli nei guai, uno è finito all'ospedale per una ferita alla mano, per tutti una denuncia per ricettazione. E a proposito di Luisa Spagnoli, una riflessione del professor Paolo Belardi, docente dell'Università di Perugia e direttore dell'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci. La cappella memoriale di Santa Lucia: la storia inizia dove finisce la fiction, come le famiglie spagnole e buitoni hanno contribuito alla bellezza della città incaricando professionisti e artisti. Riflessione appunto sul contributo dato da queste due famiglie alla crescita in tutti i sensi del capoluogo. Intanto quasi 8 milioni di spettatori, in Umbria 1 su 3 davanti alla seconda puntata, i dati dimostrano un forte radicamento. E poi sempre con il Corriere dell'Umbria andiamo ad Assisi, dove è caldo e forte il dibattito in vista delle elezioni amministrative. Una parte del centrodestra si compatta nel nome di Assisi. I responsabili locali di Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d'Italia annunciano sarà un candidato del territorio. A Bastia intanto il carnevale si festeggia in piazza Mazzini, sabato prossimo maschere e giochi per un pomeriggio interamente dedicato all'allegria. Città di Castello, il sindaco Bacchetta riconoscente a chi rischia la vita per gli altri. Ieri mattina è stata ricevuta in comune l'equipe della missione umanitaria in Burkina Faso, attaccata dai ribelli, e proprio a questo, con ospiti tutti i grandi protagonisti di questa ennesima iniziativa umanitaria. Si parlerà stasera al Link a partire dalle 21 con il racconto, le testimonianze di questo straordinario esempio di aiuto alle popolazioni più bisognose, dunque con ospiti tutti i protagonisti dell'associazione L'Impegno, naturalmente gli specialisti, i medici, gli oculisti, gli ottici che hanno dato vita a questa iniziativa. Appuntamento dunque stasera alle 21 su TRG con la puntata di Link. A proposito, ieri del riconoscimento del sindaco Bacchetta,
Ha detto il primo cittadino tifernate: è un doveroso atto di riconoscenza che facciamo a nome di tutta la comunità tifernate Alto Tiberina al lavoro straordinario di persone che con grande passione, anche a rischio della propria incolumità, mettono se stesse e la propria professionalità al servizio di popolazioni poverissime, offrendo una testimonianza di grande valore umano, sociale e civile. Intanto un giorno d'eroe per un giovane operatore sanitario che salva la vita a un riminese, giovane assistente sanitario dell'Ausl Romagna, originario di Umbertide. E poi, a proposito sempre di sanità, ex primario deve restituire all'ASL quasi 240.000 euro. La richiesta arriva dalla Corte dei Conti dell'Umbria. La vita istituzionale sul PRG, il PD torni protagonista sulle scelte di futura pianificazione, lo chiedono i consiglieri Tavernelli e Massetti alla segreteria e al capogruppo. Sempre da Città di Castello, 60 giovani cinesi in città per imparare la lingua italiana. L'iniziativa è partita dal gruppo CEPU, che ha stretto un accordo pluriennale con il governo di Pechino. E se ancora confronto e richieste sui bisogni locali in vista del futuro piano sociale, oggi pomeriggio ad Umbertide, sempre ad Umbertide, realizzati laboratori didattici di ultima generazione, dotazione di strumenti ultramoderni per formare nel campus Da Vinci tecnici per il domani delle imprese. Da Gubbio si parla di trasporti con il ipotizzato, previsto collegamento tra Gubbio e Assisi da marzo a ottobre in occasione nei mesi del Giubileo, ma come possibile sperimentazione in vista di un collegamento duraturo nei fine settimana. Se ne è parlato in consiglio regionale, al vaglio della regione l'istituzione di corsa bus appunto tra le due città Cardinal Francescanesimo. La cronaca: furti di portafogli in ospedale, denunciata una donna, è stata scoperta dal suocero di una delle vittime che ha subito chiamato i carabinieri. Cordoglio unanime per l'architetto Stefano Stocchi, vicinanza alla famiglia da parte del comune e dell'intera città. Per l'edilizia, imprese edili, l'incontro sull'elenco regionale per spiegare le novità. Infine, tutti a caccia del titolo di Re Carnevale, ecco i gruppi partecipanti alla manifestazione organizzata dal centro Ubaldi. L'appuntamento sempre molto atteso per domenica prossima. A Gualdo il Calai perde tante attività previste nel precedente accordo del 2013. All'indomani del Consiglio Comunale, Morroni di Forza Italia ricorda i passi indietro fatti da questa giunta nel mirino appunto le politiche attuate dalla giunta Presciutti, a partire dalla demolizione di parte dell'ex Calai. Riscoperta delle tradizioni col teatrino delle maschere, sarà consegnato agli istituti della Tittarelli. Da Fossato, inserimento giovani disoccupati, scade oggi l'iscrizione al progetto promosso da Italia Lavori. A Gualdo la storia del museo Ruboli sbarca in Brasile, la scoperta lungo la camminata sulla via di Francesco, i dati sono stati raccolti e raccontati da un assistente di volo. A Foligno la rivoluzione mobilità punta anche sulle nuove tecnologie, agenda urbana, ecco come saranno investite le risorse disponibili per migliorare la qualità dell'aria e trasformare il cuore della città. Intanto i residenti del centro storico lanciano idee e proposte in attesa dell'arrivo dei varchi elettronici, dibattito aperto dunque sul futuro del centro storico, mentre la diocesi è in fermento per Cracovia, sono già molti ragazzi che chiedono di partecipare alla giornata mondiale della gioventù. Sempre da Foligno, la città adesso sale in sella e punta al rilancio con il grande sport. La scuola Orfini realizza il logo che sarà presente in tutte le iniziative, a cominciare dalla Tirreno Adriatico. Ma è già tempo di Quintana, con la festa a palazzo tutto pronto. Domenica il banchetto barocco, ospiti d'onore la Marina e il procuratore Cardella, neo nominato. A Trevi, girando l'iniziativa per il circolo di lettura, si comincia nel fine settimana con il torneo di biliardo, poi seminari, convegni e laboratori. Questo per segnaliamo tanto da Spoleto, Don Matteo sale l'attesa per la cena con gli attori della fiction più amata, come abbiamo visto in tema di fiction l'Umbria sempre più al centro dell'attenzione. Con il dorso regionale della nazione andiamo a parlare della viabilità a Perugia, con la bretella di via Diaz che non piace neanche alla maggioranza. Piero Sorcini chiede il confronto, la zona residenziale non andrebbe snaturata. Siamo a Madonna Alta, due coltelli per uccidere i propri figli, l'autopsia svela l'orrore di Vaiano a Castiglione del Lago. E poi maxi truffa dell'olio proveniente dall'estero, sequestrati 140
quintali. Meno rifiuti e servizi, ma più tasse. Indagini shock di Confcommercio. Tari cresciuto del 55%, i negozi pagano più del 32% che altrove. Questo è l'analisi dell'associazione di categoria. E ancora la cronaca da Passignano, l'abbiamo vista, legano in bagno clienti impiegati, poi fuggono con 50.000 euro. Invece proseguendo nell'esame dei territori, siamo ad Assisi, precipita dalla finestra mentre pulisce casa, donna di 53 anni, ricoverata in rianimazione, si indaga sulle cause dell'incidente, è una persona nota nel settore turistico, ha lavorato infatti al consorzio albergatori di Assisi. Stasera la grande box sale sul ring per aiutare il Serafico, siamo a Santa Maria degli Angeli, da Gubbio c'è la cronaca, ospedale addetta alle pulizie derubava i ricoverati, denunciata una 45enne beccata con i soldi appena sottratti da un armadietto, l'autrice del furto notata al suocero di un paziente mentre apriva il comodino. A Gualdo, dal cenone alle rievocazioni, giochi delle porti tutto l'anno, tante iniziative lungo appunto i 365 giorni del 2016, dall'Alto Tevere, bocconi avvelenati, scatta l'allarme, la notizia rimbalza su Facebook, una decina di casi all'anno, siamo ad Umbertide, mentre sempre da Umbertide, contratti con il canone concordato, l'assessore si prende l'impegno e poi la variante al PRG torna in consiglio, a fine marzo arriva l'ok definitivo. La missione in Burkina Faso per regalare solidarietà, i medici hanno continuato a operare dopo l'attentato, si trovano in Africa proprio in quei giorni, l'attentato di Ouagadougou, anche di questo si parlerà stasera a Link alle 21. Il team Bikeland tira le somme, bilanci e progetti, i ciclisti della squadra in prima linea, titola il quotidiano fiorentino. A Foligno siamo diventati la città dello sport, presentato il logo del Giro d'Italia, il lavoro scelto è quello della studentessa dell'Orfini, Sofia Marini. Foligno si prepara ad accogliere anche la Tirreno Adriatico, un anno sicuramente importante per la città della Quintana. A Trevi, difficile sorvolare sulle gravi esternazioni di Tribolati, il PD si dice pronto a ricucire col PSI ma non risparmia e bacchettate all'ex assessore. Ancora dall'Alto Tevere ripartiamo con il Messaggero, prima facciamo tappa nel capoluogo Perugia, mense, contestazione del NAS dopo gli esposti e controlli, verifiche del nucleo tutela della salute, trovate anomalie in alcune strutture, lettera dell'ASL in comune, segnalate grammature ridotte in alcune porzioni. Intanto il canile si amplia, box e nuovi moduli sanitari. Sempre da Perugia, market sotto assedio, furti tutti i giorni, l'ultimo assalto ieri, straniero fermato dai dipendenti e consegnato alla polizia. Poi rubano un'ape, poi si ribaltano, l'abbiamo visto, l'azione di tre giovani spagnoli. Dalla provincia, a Gubbio, doppio lavoro in ospedale, ripuliva le camere, pure i portafogli, una gubina addetta alle pulizie al nosocomio di Branca è stata denunciata. Ad Assisi per tentare di pulire i vetri, vola di sotto, gravissima una donna, i lavori domestici si trasformano in una tragedia, una cinquantenne ricoverata in rianimazione. Ancora con i comprensori, andiamo a Foligno con le piste ciclabili, avanti con le piste ciclabili e parcheggi blindati per bici, a disposizione quasi 4 milioni. Obiettivo ridurre l'inquinamento. L'assessore Patriarchi dice il centro storico deve essere profondamente innovato. E poi per il logo della città dello sport è premiato l'Orfini, mentre appunto fervono i preparativi per la festa a Palazzo d'Oro e di Vento, mentre da Città di Castello premiata l'equipe medica che ha ridato la vista a tanti bambini. Davvero un plauso a questi volontari. Con la Nazione andiamo a vedere le pagine di economia che riguardano l'Umbria. Eccoci a parlare di allevamenti high tech progettati dall'Ateneo Perugino. Quando la vacca partorisce parte la telefonata
d'avviso con l'economia. Eccoci al Corriere dell'Umbria, anche qui uno sguardo agli spunti che arrivano soprattutto dall'area del Ternano con l'elettrocarbonium in primo piano, ma segnaliamo due umbre a Bruxelles per rappresentare i giovani imprenditori. Per l'indagine di Confcommercio, Tari, la tassa più iniqua è applicata in Umbria, Perugia e Terni nel libro nero, mentre sull'olio, falso olio made in Italy, sequestrato, sequestri nella regione. Andiamo direttamente alla pagina di cultura e spettacoli, sempre con il Corriere dell'Umbria. Divine su tacco 12 davanti allo specchio, lo straordinario mondo delle drag queen esplorato da Massimiliano Burini. Alice Drag Store, domani a Tuoro, il 20 febbraio al Brecht di Perugia. Invece all'Esperia Bastia, unica data in Umbria per gli ORK. E ancora cultura e spettacoli con La Nazione, Dai baci alla caramella rossana, idee dolci in una mente geniale, la vita di una donna straordinaria. Si continua a parlare di Luisa Spagnoli, concorso alle moschettiere, capolavori di Seneca, le intuizioni del successo. Davvero il merito di questa fiction, che ha avuto grandi riscontri, è stato quello di far riscoprire e saltare una grande storia imprenditoriale. Per Il Messaggero, ancora Luisa Spagnoli, ora Luisa volerà in America, la guerra dello share, in testa Don Matteo con 10 milioni, ma la Spagnoli arriva seconda. Nessuna produzione di Rai 1 ha avuto più successo di quelle girate in Umbria. Dal Lyric di Santa Maria degli Angeli, il gran galà del musical, firmato Innuendo, e sempre invece da Perugia, in attesa di Encuentro, a Umbro c'è un tal Julio. Questi dunque gli spunti che arrivano con il Messaggero, e noi ci fermiamo come sempre per un breve stacco pubblicitario, tra poco di nuovo insieme con lo sport.